salone dove andare a vedere. Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo ritrovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, perché li ascoltava e li interrogava. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto tutto il tuo seno. Vado a dire che il Signore lo compagnia. Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. O Dio Padre Celeste, abbi pietà di noi. O Dio Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi. O Dio Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della Valle d'Aosta, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo.
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurati beni dell'eterna salvezza con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che abbiamo meditato questi misteri del Rosario della Beata Vergine Maria, concedi di imitare ciò che contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Dici tu una parola di nuovo oppure faccio io la cosa? Fai la presenza del tempo? Oppure diventare la prima della fine? Allora alla fine, prima vieni tu davanti, io ti do il microfono e dai il programma di domani. Stasera e di domani e poi questo. Ci prepariamo alla messa con il canto numero 420. Questo da su. Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi
per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. Seme. Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Abbiamo contemplato un pochino le Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo si istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Abbiamo contemplato per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai
che il tuo fedele veda la fossa. Abbiamo contemplato Dio, le meraviglie del tuo amore. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo».
e se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Penso che sia molto bello per la nostra Chiesa accogliere le reliquie della Santa destinataria delle apparizioni di Maria a Lourdes, Santa Bernadetta, proprio nella settimana in cui la liturgia ci fa e ci farà meditare il racconto evangelico delle apparizioni di Gesù risorto ai Suoi discepoli. È come se ci venisse offerta una lente, una prospettiva attraverso la quale contemplare il racconto evangelico. Le apparizioni di Gesù risorto ci rimandano al nocciolo dell'annuncio cristiano, che è Dio stesso, Dio che salva. Gesù di Nazareth, dice San Pietro, voi l'avete crocifisso e l'avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. Questo è il cuore dell'annuncio cristiano. E a Lourdes, lo ricordiamo, la Madonna promette a Bernadette di renderla felice, ma aggiunge non in questa vita, ma nell'altra. Esiste dunque un'altra dimensione dell'esistenza umana rispetto a quella che si vede e si tocca, è la dimensione spirituale, quella della relazione con Dio, che Gesù chiama vita eterna. Essa è inaugurata e resa possibile proprio dalla risurrezione di Gesù, ma per noi non inizierà soltanto alla fine, oltre la morte, ma è già realtà. È iniziata con il battesimo e nella fede si estende a tutte le situazioni, a tutta l'esperienza della nostra vita terrena, come un'anima profonda di tutto quello che noi viviamo, diciamo, facciamo, pensiamo. Allora occorre percepirla, occorre entrarvi, occorre coltivarla, la vita eterna. La Madonna ha ripetuto più volte durante le sue apparizioni a Bernadette le parole conversione e preghiera per i peccatori. Ma i peccatori non sono altri rispetto a noi. Nella sua profonda umiltà Bernadette l'aveva capito, ma lo suggerisce anche a noi. I peccatori siamo innanzitutto noi, che continuamente ci lasciamo irretire dalle cose della terra, dalle passioni, dal desiderio di possedere, di prevalere sugli altri, dalla malizia che ci divide e ci contrappone fra di noi. Se la vita eterna ci è donata gratuitamente al momento del battesimo, noi poi dobbiamo entrarci con la nostra libertà.
E questo non è facile. Gesù stesso come uomo ci è entrato attraverso la morte. La passione che abbiamo meditato nella scorsa settimana inizia proprio nel giardino del Getsemani, con quella preghiera di sangue con la quale Gesù dice il suo sì finale alla volontà del Padre. E così è anche per noi. Che cosa può aiutare la nostra libertà in questo cammino per entrare sempre più in profondità nel mistero di Dio e nella vita eterna che ci dona? Dice San Pietro: uomini di Giudea, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. San Pietro chiede ai primissimi che ascoltano la predicazione cristiana conoscenza e attenzione. Quale conoscenza? Quella che ci viene dall'annuncio della Chiesa. San Pietro racconta tutto quella che è la vita del Signore Gesù e soprattutto la sua fase finale, quella compiuta da Dio, la risurrezione. Dunque la conoscenza che ci è chiesta è quella che viene dall'annuncio della Chiesa, che ci raggiunge a partire dalle donne del Vangelo di oggi. Lo abbiamo appena ascoltato. Dopo le parole che hanno sentito dall'angelo al sepolcro vuoto, corrono a portare la notizia ai discepoli. E da quel momento si è innescato un passaparola che arriva fino a noi oggi. Ma non basta ascoltare l'annuncio della Chiesa. Occorre che questo annuncio diventi anche esperienza personale. C'è una conoscenza che viene dall'esperienza. Lo stesso Vangelo ci dice che quelle donne, che pure avevano creduto soltanto alla parola dell'angelo, proprio dentro a questa fede hanno la possibilità di incontrare Gesù stesso. Fanno l'esperienza diretta dell'incontro con il risorto. Ed è qui che interviene l'attenzione, che ha la sua radice nel desiderio. Bernadette, tutti lo ricordiamo, coltiva durante la sua infanzia e adolescenza un grande desiderio, quello di poter fare la prima comunione, quello di poter incontrare il Signore Gesù nell'Eucaristia. E sicuramente questo desiderio profondo che abita il suo cuore la rende attenta alla visita di Maria. E così deve essere anche per noi. Se non c'è desiderio, non c'è attenzione. E senza attenzione Dio può passare oltre senza che noi ce ne accorgiamo. Attenzione allora è innanzitutto silenzio e preghiera. Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Bernadette dal canto suo porta sempre con sé il rosario. Non ha strumenti intellettuali che le permettano di interpretare gli avvenimenti, ma nella fede sa che il vero criterio di lettura della storia e della vita è la preghiera. Ed è per questo che continuamente ricorre al suo rosario. Ad un certo punto poi sentirà il bisogno di scomparire interamente nella preghiera e lascerà Lourdes per andare a Nevers, nel convento, e si paragonerà a una scopa. Dice che la Madonna si è servita di lei come una donna si serve di una scopa per spazzare la casa, e quando ha finito la mette dietro alla porta. Ma dietro alla porta
lei continuerà la cosa più importante che la Madonna le ha chiesto di fare, pregare. E questo sarà anche il compito che le verrà affidato come religiosa in modo particolare. Questa attenzione che è chiesta a ciascuno di noi perché possiamo davvero percepire la visita di Dio nella nostra vita, incontrare Gesù risorto, può essere suscitata in noi solo dallo Spirito Santo. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso. Così dice San Pietro. Dove e quando riceviamo noi l'effusione dello Spirito? Nel battesimo e nella cresima tutti noi abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito Santo. In ogni sacramento noi riceviamo l'effusione dello Spirito Santo, principalmente nell'Eucaristia, ma in tutti i sacramenti. È lo Spirito che viene a illuminare e guidare concretamente la vita di ciascuno di noi in quell'attenzione che è necessaria per accogliere e riconoscere il Signore. Alla fine ognuno è mandato, ognuno ha una missione nella vita della Chiesa, come l'ha avuta Bernadette, così ce l'abbiamo ognuno di noi. Gesù disse loro, parla alle donne ancora, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E le donne lo hanno fatto, hanno obbedito in fretta, con timore e con gioia grande. Allora chiediamo questa sera a Santa Bernadette di ottenerci l'intercessione della Vergine Maria, perché ognuno di noi possa essere nella vita di ogni giorno, così come la parola di Dio ci ha suggerito, essere attenti, perché il Signore, la sua parola, la sua visita non passi oltre, non passi senza che noi ce ne accorgiamo, e perché possiamo essere, ognuno di noi, con semplicità e con la stessa umiltà di Bernadette, essere apostoli della risurrezione di Gesù, cioè dell'amore potente di Dio che salva tutti, che vuole salvare ognuno, ogni uomo, ogni donna che vive sulla faccia di questa terra. Il Signore si è manifestato alle donne venute al sepolcro e inviate a portare agli apostoli il messaggio pasquale. Anche noi possiamo incontrare il risorto nella preghiera che gli rivolgiamo con grande gioia, dicendo «Ascoltaci, o Signore!» Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché offra ad ogni persona, segnata dalla malattia e da ogni tipo di sofferenza, segni concreti della vicinanza di Dio, mostrando il suo volto ricco di misericordia e di bontà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore della vita, tu sei la nostra speranza. Risorgendo non hai tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma li hai vinti alla radice. Fa che sul tuo esempio impariamo a vivere l'esperienza della malattia e della disabilità
alla luce della tua croce e risurrezione, accettando le fatiche e i dolori del nostro cammino terreno, per la salvezza nostra, della Chiesa e del mondo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti ringraziamo di essere qui oggi, riuniti intorno al nostro Vescovo, a pregarti davanti alle reliquie di Santa Bernadette. Fa che sull'esempio di questa piccola e grande santa riusciamo a ritrovare in noi l'umiltà, la preghiera e lo spirito di servizio che devono caratterizzare ogni nostra azione al servizio del fratello malato e bisognoso. Noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre, per i fratelli e le sorelle che vivono la croce della sofferenza. Sentano la presenza materna di Maria che li accompagna. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Padre, per quanti si sono affidati alle nostre preghiere. Consegniamo a Maria le loro intenzioni e la loro vita. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Padre, per tutti i defunti, in particolare le persone a noi più care, affinché vivano la vita senza fine nella beatitudine di Dio. Ascoltaci. Questa sera abbiamo anche qualche ricordo particolare di alcuni parrocchiani: Giuseppe Baggio, Guido Jacquin, Giuseppina Feder, Luigi e Giuseppe. Come è stato detto, ricordiamo volentieri tutti i nostri cari. Per loro preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore risorto, anche a noi ti sei rivelato nelle sacre scritture e nei segni operati nella Chiesa dei tuoi santi e credenti. Rendici capaci di essere tuoi testimoni di fronte ad ogni tentazione che ci allontana da te. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 benvenuto, santo, santo, santo il Signore, che cieli e terra sono pieni. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù, lasciandoci guidare dal suo Spirito, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Per la comunione lasciate passare due ministri al centro dell'altare. C'è un corridoio, possiamo scorrere lì e in quattro, insieme al vescovo, ci metteremo qui davanti. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto di comunione numero 509. Sei tu, Signore, il Padre, tu ci possederò. Risorto di nuovo, sei il tuo amore.
canto numero 407-7. Il Signore è il mio pastore. Preghiamo. Diffondi nei nostri cuori, o Signore, la grazia dei sacramenti pasquali, e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono, per Cristo nostro Signore. Mi permetto due parole al termine di questa celebrazione. Per chi non lo sapesse, sono Giorgina Galante Bresino, la presidente della sottosezione di Aosta dell'Unità. Sì. Vorrei ringraziare innanzitutto Monsignor Vescovo, a cui va tutta la gratitudine della nostra associazione per averci dato la possibilità di accogliere le reliquie di Santa Bernadetta d'Aosta. Lo ringrazio per la disponibilità e per l'aiuto che riguarda le indicazioni relative all'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento va anche a Padre Luigino
per l'accoglienza in questo santuario, che è dedicato alla Vergine Immacolata, è il luogo in cui Santa Bernadette si sente veramente a casa. Specialmente devo ringraziare Maria Agnella Taddei, responsabile delle aggregazioni laicali e responsabile nazionale dell'Ostal, vicepresidente. Senza di lei penso che avrei sbagliato alcune cose, ed invece insieme, con la sua esperienza, siamo riusciti a portare a termine questo evento. Mi auguro possa essere da voi ricordato come esempio di collaborazione tra le associazioni, perché così deve essere. Siamo figli dello stesso padre e cerchiamo di fare servizio per un unico scopo, portare tutti a Gesù attraverso Maria e Bernadette. Ringrazio tutti voi della partecipazione. Ci siamo sentiti tutti come a Lourdes e penso come sarebbe bello che sempre ci fosse tra noi questa gioia dell'accoglienza e del sorriso nel servizio verso i fratelli. Quando mi avevano assegnato queste giornate per la venerazione delle reliquie, non ero molto contenta perché erano già impegnate per altri motivi. Invece ringrazio per questo stare insieme e condividere un importante momento di preghiera. Il nostro assistente Don Bois, che non c'è perché ha avuto un motivo grave presso un amico, dice che bisogna parlare, ma bisogna essere corti e brevi. Per cui io termino dicendo che al fondo della chiesa ci sono due tavolini con delle immaginette, DVD, libretti, rosari, manifesti, con le date dei pellegrinaggi Unitalsi e Olftal. Sono a vostra disposizione perché ne possiate usufruire. Grazie. Un'ultima cosa mi permetto ancora. Questa sera alle 20:30 ci sarà la veglia di preghiera animata dai giovani, ma siamo giovani tutti nel cuore, suppongo, per cui chi vuole partecipare può venire. Domani mattina ci sarà qui di nuovo alle 8 la recita del Rosario e la celebrazione eucaristica e staremo in adorazione di queste reliquie fin verso le 11. Saranno poi trasportate presso l'Istituto per l'Oran, dove anche i nostri fratelli più deboli possono averne il piacere di dire un rosario, pregare e stare insieme. Grazie a tutti. Ecco, penso di interpretare i sentimenti di tutti nel dire anche noi grazie a chi ha preparato queste due giornate e poi alla comunità dei Padri Oblati e alla comunità parrocchiale dell'Immacolata che ci hanno accolto nel santuario. Credo che sia un'occasione di fede e un'occasione di fraternità. Adesso invochiamo la benedizione del Signore per intercessione di Santa Bernadetta e chiediamo veramente che possa il Signore concederci questo e che noi sappiamo accogliere questo dono, come è stato detto da Giorgina, un sorriso che ci unisce nel servizio. Sarebbe bello, diceva, che fosse sempre così. Proviamoci. Il Signore sicuramente la forza ce la dà, da parte nostra, con un po' di buona volontà e di generosità, forse possiamo farcela. Signore sia con voi. Father.
La gioia del Signore risorto sia la nostra forza, andate in pace. Alleluia, alleluia.